facciamo i complimenti perché ha fatto sicuramente una buona partita, palleggiavano meglio di noi, però credo che la squadra abbia dimostrato una grande crescita perché è riuscita a tenere botta, è riuscita a sopperire magari ad una giornata non brillantissima, con una buonissima personalità, con un buonissimo atteggiamento. Siamo rimasti in partita sapendo che comunque avremmo avuto le possibilità per vincerla. Ovviamente penso che non si possano sempre vincere partite attraverso magari un gioco eccellente come può essere stata la partita contro la Carrarese, perché quando capitano giornate dove non stai magari a mille, servono altre armi, tipo quelle che abbiamo messo in campo noi, palle inattive, grande atteggiamento, buonissima solidità difensiva, e quindi sono comunque contento perché abbiamo dimostrato di poter vincere anche partite sporche, cosa che magari nel girone d'andata c'era un po' mancata. Preoccupa la situazione di Verna? Un pochino preoccupa perché non sembra così ad ora un infortunio di lieve entità, però è anche vero che per avere un quadro completo servono 3-4 giorni, quindi cerchiamo di essere ottimisti fino a che non sapremo un responso reale. Dispiace perché Luca è cresciuto tanto, adesso è Luca Verna, quello diciamo vero che già voi conoscevate e che anche noi conoscevamo, e quindi dispiace perché era ormai al top della forma. Anche perché, cioè, la popolazione nasce perché ha fatto questo gesto quando è stato chiesto, cioè, si vedeva che c'era qualcuno che ha chiesto cosa è successo e lui ha fatto questo gesto qua. No, sembra una forte contusione sul muscolo, quindi è un problema muscolare ma non di stiramento o di strappo ma da contusione. Quindi Trauma contusivo, sì. potremmo avere una speranza che possa essere inferiore rispetto alle sensazioni iniziali. Inizio di crisi la scelta di passare la difesa a 3 per contrastare la loro fisicità. Davanti erano due attaccanti molto forti fisicamente, come Didi, Vairo, poi Sì, Zuppi. è stata una di quelle valutazioni, ma è stata una valutazione perché è stata una delle poche partite dove andavamo un pochino in difficoltà sull'esterno. Il primo tempo loro erano bravi sulla loro fascia sinistra, da dove poi è nato il loro gol del vantaggio, e ci avevano messo in difficoltà. Abbiamo pensato di fare un cambio a livello tattico perché, ripeto, non avevamo una situazione ottimale di brillantezza anche a livello tecnico, eravamo meno brillanti rispetto al solito e quindi abbiamo optato per questa soluzione che in alcune situazioni ci dà maggiori garanzie, come è successo anche ad Olbia. I ragazzi sanno interpretare bene tutti e due i moduli e infatti secondo me quando siamo passati con la difesa a 3, pur non facendo una partita strepitosa in fase offensiva, abbiamo raggiunto il vantaggio e dopo non abbiamo rischiato, anche se è vero che abbiamo pensato a difenderci, però credo che fosse anche importante giocare questo tipo di partita. Cos'è successo lì? No, Moscardelli sarebbe dovuto entrare, infatti noi avevamo in mente dei cambi diversi. Abbiamo dovuto prendere una decisione conservativa Anche l'aspetta, immediatamente e, ripeto, a maggior ragione la valutazione è stata fatta anche sul fatto che dovevamo concentrarci molto sulla fase difensiva perché la squadra era in vantaggio ma era anche un pochino stanca e quindi è stata una decisione che secondo me alla fine poi si è rivelata azzeccata perché i ragazzi che sono entrati hanno fatto quello che dovevano fare in maniera eccellente, sia da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche da un punto di vista di atteggiamento. Quindi complimenti anche ai quattro ragazzi che sono entrati, in
in una partita non facile hanno dato una mano. Sono d'accordo, infatti da un punto di vista nostro noi siamo contenti anche di aver vinto questo tipo di partita, perché all'andata ne abbiamo vinte poche di partite così, e molto probabilmente avremo qualche punto in più, no? se questa crescita fosse avvenuta più velocemente. Però è avvenuta sotto un punto di vista della personalità e sotto un punto di vista della mentalità. Quindi dal nostro punto di vista siamo contenti, e vorrei anche sottolineare il fatto che abbiamo ribaltato un'altra partita, i ragazzi stanno facendo veramente un grande lavoro. Andare sotto in una giornata come questa, strana, sì, un po' strana, quanto punta da Algeri? Non mi ricordo a livello numerico, però in una giornata come oggi, con la mancanza del sostegno della curva, diciamo che c'è solo da perdere. Sì, a noi incide molto, no? La curva, lo sapete benissimo che incide parecchio, soprattutto quando siamo in sofferenza. La giornata era un po' particolare, averla ribaltata, pur non essendo, diciamo, ripeto, una giornata straordinaria, dimostra che a livello caratteriale, ma anche a livello psicologico, i ragazzi sono cresciuti molto. L'ultima cosa, se possibile, grafica. Sì. Quanto è importante questo gol per Marconi e per l'attacco, perché comunque davanti gli attaccanti non sanno se fare a 6 o 2, sono importanti oltre che per i 3 punti che per il morale, cioè, dei ragazzi. Per Michele è importantissimo, ma come è importantissimo per tutti gli attaccanti, è ovvio. Avevano avuto già nel primo tempo buone occasioni, e una l'aveva avuta anche Pesenti, quindi è segno che stanno facendo un buon lavoro, le occasioni ci sono. Domenica tutti gli attaccanti nostri avevano avuto buone occasioni, credo che fosse una casualità il fatto che magari non segnavano da un po' di partite, ma tutti e quattro i nostri attaccanti hanno le qualità per tirare fuori un colpo quando meno te l'aspetti, quindi siamo molto contenti del fatto che oggi l'abbia decisa una di loro, e ripeto, è una giornata positiva anche per questo.